sono io, Yasmin. Vengo dal Marocco. Ho 17 anni e faccio una scuola italiana. La mia famiglia dice che sogno sempre. Ma sognare mi piace. Era quello che aveva già fumato, eh? Fai un altro tiro, dai. Butta fuori adesso. Bravo, bravo Capretta. Ragazzi, un applauso a Capretta. Che cazzo hai detto di mia madre, te? Niente. Non hai detto un cazzo di mia madre, vero? No. Non hai detto che è un ubriacone, no, vero Capretta? No. Non l'hai detto, vero Capretta? Lui Mauro mi fa impazzire. Che hammakni bzzef, perché è il più bello della scuola. Dov'è finito il tuo Mauro? Pensaci bene, Yasmin, è l'unica possibilità. Elisa mi ha proposto il modo per conquistare Mauro. Ma non ti caga proprio! Che ne sai tu? Guarda quella che è venuta prima da te. Come hai detto che si chiama? Elisa. Prima di tutto lei è più grande di noi e non dimenticarti che questo conta. Mauro, secondo me, non è tipo che si metterebbe con una più piccola. Ma hai visto con che gente gira? È ricca da far schifo. E basta! Ricapitolando, l'approccio originale per dimostrare l'efficienza delle scelte locali rispetto a quelle centrali è data dalla cosiddetta teoria del REM. In genere il REM può accedere solo con gli ammessi e pagando che cosa? Una cosa associativa. Sì! Olga, ho deciso. Che cosa? Accetto la proposta di Elisa. Lei è Carla, la casa è sua. Quindi tu saresti Justin? No, io sono Yasmin. Scusa, piacere. Tranquilla, per il 28 sarà tutto sistemato. Grazie Elisa, domani ti porto tutto. Non preoccuparti, me li dai poi. So aspettare. Allora, grazie. Figurati. L'hai detto? Ti prego, Olga, lasciami in pace. Elisa organizza la mia festa, mi dà la casa di Carla, invita i suoi amici e Mauro. In cambio devo dare 500 euro. Ma dove li prendo? A mio fratello è l'unico modo. Ciao papà. Ciao tesoro. Ciao. Divertitevi. Crede che sia un po' troppo. Un po' troppo cosa? Sei bellissima. Beh, perché non rispondi? Pronto, Olga? Sì, sì, alle 9. Va bene. Va bene. Ciao, ci vediamo dopo. Ma come faccio a non dire niente a Olga? Io ti do dei saggi consigli, cara. Poi tu fai come vuoi.
ragazza che ha nascosto i tuoi. Che idiota. Stasera sei tu la padrona di casa. Auguri e grazie per l'invito. No, no, grazie a te per essere venuto. Prego, prego, entra. Hai visto come l'ho fatta bella? Non deludermi. Ti stanno prendendo in giro. È vergognoso. Quella stronza di Olga le sta sempre dietro. L'ho appena sentita in bagno che rompeva le palle. Penso io. Ora vieni fuori con me, brutta stronzetta. E lasciami andare! Nel mio paese, io sono la donna più felice del mondo. Watching you, you're so clever when you talk to me in my room, and it becomes a garden. Ragazzi, è tardi, la festa è finita. Credo proprio che tu non ti possa lamentare. Grazie di tutto.
stato un piacere. Sei divertito, eh? Beh, cosa aspetti? Ma guarda che stronzo! Ma meglio per noi. Ciao. 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 Ora ho raggiunto il mio sogno. Sono contenta. Ma come faccio con i soldi? Beh, che se ne frega dei soldi. Al mio paese si dice "Flus ra ghirham dunya". I soldi portano solo i problemi nella vita. Sono io, il mio Dio.